con l'ingresso della nostra casa. Ci siamo ridotti all'ultimo giorno per fare il video praticamente, ma come sempre l'ingresso si presenta bene. Qua ti cambi le scarpe e poi le metti nel tuo armadietto. Opla! Qua c'è la zona comune di sotto, diciamo, una specie di ingressino con questa fighissima poltrona massaggiante, le poltrone, un certo Kim Jong e non so qua del coso per le bombole a gas. C'è l'alpaca felice, c'era la tigre. Dov'è la tigre triste? Eccola qua. 1000.000 libri in tutte le lingue. Sarebbe anche carino fermarsi qua a leggere, così a chiacchierare, ma non lo facciamo perché ci saranno 2 gradi qua dentro. Sì. Anche perché non c'è il tempo, beh, questo è una costante, ma si schiatta dal freddo qua dentro perché di solito quella porta la dimenticano aperta. Poi si sale questa scala, qua ci sono le altre stanze, lì la spazzatura, poi qua si va alla share house ed ecco la nostra casetta. Qua c'è la zona per togliersi le scarpe, ci abbiamo messo la valigia. Ma prima vi voglio far vedere com'era la casa il primo giorno in cui siamo venuti qua, quando avevo appena fatto il trasloco. Ed ecco come si presenta adesso. Buongiorno, qui benvenuti. La situazione è migliore della precedente, direi. Fai fare un tour della casa, per favore. Copriletto catena Muji, 80 gradi assicurati in inverno. E perché si schiatta dal freddo. E per il resto, benvenuti e arrivederci. È tutta quasi. A parte, vabbè, il bagno, adesso vi faremo vedere anche quello. Faccio una panoramica, magari accendiamo la luce. Accendiamo la luce rumorosa. Sì, questa non l'accendiamo mai perché fa casino, ma non è l'unico problema della casa. Per vedere gli altri problemi della casa potete andare sul video dove parliamo dei problemi della sporcizia di questa casa, come l'abbiamo trovata, e tutti gli altri che linkeremo a fine video in descrizione. Quindi abbiamo tavolino, reggi cose. Penso che questi funzionassero come contenitori per la roba da lavare, perché la lavatrice è giù fuori dalla casa, comodissima proprio. E però noi utilizziamo quella lì che è un po' più grossa, economica e più comoda. Abbiamo tavolo, scrivania per fare compiti qua e tutto il resto, anche se utilizziamo normalmente il letto, sì, e di solito i cavelli, perché questo diventa un accumulatore di roba. Esatto, questo è il nostro armadio. Ah, potevamo togliere gli asciugamani appesi così a schifo, ma va bene, gente, è vita quotidiana questa. Armadio ce l'ho aperto. Esatto. Poi c'è anche quello lì, come si dice? Quello lì piccino, dove mettiamo. Ma lì non ci sta mutande, niente, cose. Perché è già adibito con una roba verticale, portoggetti, a settori, sì, portoggetti, esatto, che ci mettiamo calzini, mutande, eccetera. Ruba un sacco di spazio. E qua c'è il letto e poi gli sgabelli che ci ho qua. Il groviglio di fili. Ah, questo l'abbiamo scoperto tipo una settimana o due dopo. Di solito ci teniamo le coperte, adesso stavamo traslocando, ci abbiamo buttato un attimo 2 fogli. E ce ne sono 2, questo è molto comodo. E poi c'è il groviglio di fili perché abbiamo una sola presa in tutta la casa. Sì, c'è. Che è, non so neanche da dove arriva. No, 2 ne abbiamo, scusate, una laggiù. Guardate dove che c'è la luce.
Che è il groviglio di ciabatte che esatto, ci sono qua. Esatto, ce n'è una da queste parti che va da quella ciabatta lì e tutto il resto lo attacchiamo lì. È sono tre ciabatte schifo. In sequenza. Esatto, non so come facciano ad esplodere la casa. Sì. Frigo. Tra l'altro il cavo della TV, come vedete. Il cavo della TV girava per tutta la stanza e la TV prima era laggiù. Cioè, vi spiego, questa che adesso è la nostra dispensa, diciamo, adesso c'è meno roba perché qualcosa abbiamo già iniziato a dare via, era laggiù con sopra la televisione e questo cavo attraversava tutta la stanza, sì. Così giusto perché non era già incasinata la stanza. E vabbè, e poi abbiamo il nostro amatissimo cuscino da pavimento ed ecco la cucina, se si può chiamare così. E potete andare a vedere nel dettaglio come funziona questa cosina qua nel nostro video che abbiamo fatto appositamente su quello. Poi qua abbiamo il gabinetto, assolutamente non tecnologico, normalissimo gabinetto, e non funziona neanche il pisciuletto qua, che di solito nei bagni giapponesi funziona e ti sciacqui le mani e risparmi un po' di acqua. E qua il famoso bagno dove abbiamo appunto fatto un video anche solo su questo. È tutto qui, fondamentalmente sono adesso qua c'è questo scatolone che prima non c'era magia perché l'abbiamo nascosto, che praticamente sono tutti i libri che abbiamo accumulato che spediremo, non fateci caso. Tutto questo è 15,5 metri quadri, sì. Quindi purtroppo non possiamo battere i vari video di case piccole. Mary di Wild at Earth, no, che è la più piccola sicuramente, mi sembra 12 o 13 metri quadri, sì, 12 forse. E 10 metri quadri di quello di Davide di Vivi Giappone, e l'ho detto come lui, Vivi Giappone, e neanche quello di Sebastiano Serafini. Però era provvisorio, esatto, quindi esatto. Non so, vabbè, non vale, chissà se troveremo un loculo più piccolo per vincere, 9 metri quadri voglio. Beh, potremmo provare sempre l'albergo, quella capsule hotel, sì, potremmo provarlo, vediamo. Vabbè, è tutto, anche perché non c'è più nient'altro da farvi vedere. Però ci teniamo a far sapere che adesso splende di pulizia questa, esatto, casa dopo che siamo arrivati noi. È molto a meglio pulirla. Lo lasciamo molto meglio di come, esatto, l'abbiamo trovato. Cosa dobbiamo fare? Iscriversi al canale, mettere mi piace e condividere il video per tutti quelli a cui, esatto, può interessare venire in Giappone o anche quelli che no, e anche quelli che no, vabbè, a conoscere com'è il Giappone, a come si, esatto, vive in Giappone, nel bene e nel male. Nel bene e nel male, anche in case come questa. Esatto, questa soprattutto nel male. Questa soprattutto perché nel male. Questa faceva proprio non ci schifo. Mancherà, diciamo. Non ci mancherà. No, ma che tra l'altro di prima chitto anche questa cosa, la struttura. Ah, non vi ho fatto vedere questo splendido soffitto. Cioè splendido, sono parole grosse. È una stanza tradizionale. E la vista, diciamo. La vista. Come ho fatto a dimenticarmi la vista? Che non si vede niente adesso perché è notte. Però una bella vista aperta, sono anche gli alberi. Terrazzo però fa schifo, cioè non ci puoi neanche andare perché qua fondamentalmente è una finestra, non è un, cioè c'è un baratro e c'è anche la scala di emergenza, ogni tanto vediamo i tizi che passano. Però magari se riesco domani faccio una ripresa veloce di giorno per farvela vedere anche di giorno. C'è qualcuno là sotto? Però purtroppo la vista non l'abbiamo praticamente mai guardata, a parte quando c'era il tifone, perché chi ce l'ha il tempo? Gente, chi ce l'ha? Ma comunque vedi che ci dilunghiamo, migliori. Perché ci dilunghiamo? E abbiamo già detto che perché devono, parli tu. E devono cliccare anche sulla campanella? Diciamoglielo! Clicchiamo anche sulla campanella, se volete se vedere volete. Le novità se quando non pubblichiamo volete. Video, esatto. Cliccate sulla campanella. Se non vogliono... Esatto. Ciao. Eccola qua la vista diurna. Carina. Però non è che abbiamo mai avuto il tempo di metterci qua su questo splendido, tra virgolette, molto virgolette, terrazzo con libero accesso da sotto e da sopra. Però vabbè. Addio vista. Vi facciamo vedere anche la zona lavatrici, è buio, non si vedrà una cippa, ma qua abbiamo fortunatamente la luce automatica, dovremmo avere, vedi? Mi vedi?
Non vi... ecco, ma visto. E qua dovrebbe esserci la nostra roba. Era questa solo? Sì. Molto bene. C'è rubato, no? E vabbè, usiamo questa. Comodissima. Pazienza. Scomoda perché c'è davanti questo coso. E quindi niente, qua ci sono le lavatrici, una, due, tre, mi mette la roba davanti, due, tre, e una e due asciugatrici. Questa non si vede perché è veramente, veramente buio. Ma che brava Andrea. Io non sto facendo una cippa. Io filmo al buio.